Oggi per la rubrica del venerdì dal sindaco siamo a Reano, un comune di circa 1800 abitanti situato sull'anfiteatro morenico di Rivoli, immerso tra la Dora Riparia e il Sangone. Un territorio naturale molto legato alla famiglia dei Dal Pozzo della Cisterna. Il castello che c'è alle mie spalle è proprio l'esempio di un passato che Reano custodisce, valorizza e promuove in tutte le attività. Un legame stretto, quello tra il paese di Reano e la famiglia Dal Pozzo della Cisterna, esattamente come il legame stretto che c'è tra la città metropolitana, che ha la sua sede aulica proprio in via Maria Vittoria a Torino, in Palazzo Dal Pozzo della Cisterna. Ci troviamo di fronte alla Cappella della Madonna della Pietà di Reano, oggi anche sede di un museo civico molto importante. Sindaco, per sintetizzare Reano mi vengono in mente due parole, storia e arte. È davvero così? Diciamo che è veramente così, perché noi nella storia ce l'abbiamo, perché partiamo dai duchi d'Aosta che sono dalla principessa, quindi abbiamo tutta una dinastia d'Aosta, ed abbiamo anche i principali, abbiamo il castello, abbiamo i luoghi dove ha abitato anche la principessa, dove è venuta, quindi abbiamo il castello, abbiamo la prima scuola di Reano che è qua dietro di noi, e di conseguenza poi è nato il successivo discorso del museo, anche la nostra parrocchia è una costruzione dei Savoia, quindi un legame molto stretto tra Reano e la famiglia Dal Pozzo della Cisterna, esatto. E di conseguenza con Casata Savoia. La Cappella della Pietà è anche stata sede dell'asilo infantile, sì, Maria Vittoria, diciamo, di Savoia. Diciamo non sede perché era vicina. È stato costruito l'asilo infantile, quindi la prima scuola per bambine italiana, e di questo ce ne vantiamo anche un pochettino, perché un piccolo comune come il nostro avere così grande valore non è da poco, però è sempre stata di proprietà di Casa Savoia. Il comune di Reano ne ha sempre beneficiato, ne ha sempre usufruito, faceva la manutenzione ordinaria e straordinaria, c'è stata sempre una convenzione, ma in realtà non era mai stata di proprietà, quindi era anche una scuola, è nata una scuola parificata. Poi di conseguenza nel 1996 è stata acquisita dal comune di Reano, è stata in parte ristrutturata, in parte è stata ampliata, e successivamente, sempre con fondi europei, è stato costruito il museo, e adesso abbiamo l'onore di dire che abbiamo qualcosa di più per Reano. Il turista di prossimità che viene a fare una gita la domenica, cosa può trovare a Reano? Diciamo che oltre all'accoglienza, che come paese è ancora un paese piccolo e quindi accogliente, di 1800 anime, quindi di conseguenza poi è rimasto un po' tradizionale come tutti i paesi piccoli, tutti si conoscono, e poi c'è tanto verde, come le dicevo, tanta possibilità di passeggiate, a cominciare dal nostro percorso sulla collina morenica, che poi si conclude al Muncuni, che è la nostra collinetta più alta. Quindi Reano, un paese in movimento che corrisponde sicuramente ad una amministrazione in movimento. Non c'è solo il sindaco in un'amministrazione, ma naturalmente ci sono i collaboratori che sono qua, che voi non fate vedere, ma che ci sono, che c'è il mio vice sindaco e l'assessore. Non voglio dimenticare le maestranze, perché senza di loro non si fa assolutamente niente. Perché se si vuole arrivare a qualcosa bisogna essere uniti, perché non ci sono altre strade, quindi quindi bisogna essere in grado di sentire sia le osservazioni negative e positive, ma per poter avere qualcosa bisogna andare avanti in questo modo.